Buon salve, bentornati su Noma Mammazzo. Oggi parliamo di nuovo di Samuel Stern. Siamo finalmente arrivati al numero 10, dal titolo L'altro inferno. Prima di cominciare, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che ve frega, di condividere il video con tutte le persone che amano Samuel Stern, il paranormale, l'esoterismo e di commentare qui sotto con quello che ne pensate di questa storia. Vi ricordo sempre che ho anche altri social, tra cui Instagram, tra cui il sito Viola, in cui sto facendo delle live in queste sere. Andate a vedere su Instagram per la programmazione. Ho aggiunto anche TikTok per fare qualche video idiota, se volete seguirmi anche lì. E ho anche la mia pagina Facebook, sempre No Mamma Ammazzo. Vi ricordo sempre che se aprite qua sotto in descrizione, solitamente metto dei link Amazon su dei consigli per gli acquisti di quello di cui abbiamo parlato in questo video, che servono a supportare questo canale senza nessuna spesa per voi. Samuel Stern numero 10, L'altro inferno. Devo dire che dal titolo mi aspettavo tutt'altro, mi aspettavo forse che si indagasse un po' su quello di cui si è parlato nel numero 3, ovvero di Legione, inteso come il nome che i demoni danno al loro inferno, quindi l'altro inferno. Mi aspettavo che si indagasse un po' nello spirito umano di Samuel Stern. Credo che anche lui abbia qualcosa all'interno. A maggior ragione nel prossimo numero, L'Abisso, pare proprio che Samuel Stern abbia qualcosa dentro di sé. In base anche all'esperienza che ha avuto con la moglie e la figlia, di cui non sappiamo ancora bene cosa, però pare che qualcosa dentro bolla nella sua pentola, nella sua anima. Invece questo è un numero molto particolare, molto onirico. Allora, innanzitutto ci tiene Gianmarco Fumasoli, il creatore, il co-creatore di Samuel Stern, a dirci che questo numero è stato scritto totalmente da Massimiliano Filadoro, quindi non c'è Gianmarco Fumasoli nei credit della sceneggiatura, e non c'è neanche un'altra persona, non c'è il personaggio di Padre Duncan. Dopo 9 numeri di coppia quasi fissa tra Samuel e Padre Duncan, un po' come a richiamare eterne coppie del fumetto come Dylan Dog e Groucho, Martin Mister e Java, ma anche Sherlock Holmes e Watson, eccetera, eccetera, eccetera. Qua invece vediamo Samuel Stern completamente da solo, anzi vediamo come comprimari una maggiore interazione con il suo, diciamo, datore di lavoro, il suo collega, il libraio Angus, e poi si vede comunque come comparsa, come ruolo di contorno, vediamo ancora Penny. Non vediamo per nulla Padre Duncan, né ci viene detto perché è assente, ma è spiegato dalla narrazione stessa. È un'avventura semplicemente che non coinvolge apparentemente dei demoni e che quindi non necessita di Padre Duncan che viene a far visita a Samuel Stern in libreria. È un'avventura che Samuel Stern potrebbe avere tranquillamente nel suo tempo libero dalla sua attività di esorcista laico, chiamiamolo così. Una bella avventura che Samuel Stern passa in solitaria, un'occasione un po' sprecata secondo me per indagare un po' di più nell'animo umano di Samuel. Perché sì, noi vediamo che Samuel resta intrappolato in questo numero, però non si scava più di tanto realmente nel protagonista di Samuel. Il protagonista è appunto l'altro inferno. Numero che ha il potere di appunto portarci in un viaggio quasi onirico, di farci dubitare di aver letto correttamente tutte le pagine in ordine, di averle saltate o di averle ripetute. Numero che mi ricorda tantissimo un film che io adoro, che è Ricomincio da capo, titolo originale Groundhog Day, il giorno della marmotta. Ricorda anche un po' per un certo verso Shining, nel senso che c'è comunque una casa, c'è una casa da quale sembra che non si possa uscire, che sembra che faccia impazzire il nostro protagonista, quindi mi ha ricordato un po' un connubio di questi due film, ovviamente in chiave claustrofobica.
ma non mi aspettavo da un numero 10, che diciamo è il primo numero a cifra tonda in attesa di, me lo auguro, di un numero 100, di un numero 200, di un numero 1000, chi lo sa, mi aspettavo magari un numero che sanciva, se non un giro di boa, comunque una specie di conclusione di un ciclo, un'apertura a minacce più grandi, quello che si è visto nei numeri finora. Invece è quasi un numero di intermezzo e un po' mi è dispiaciuto. Passiamo subito alla parte spoiler, quindi se non avete letto Samuel Stern numero 10 dal titolo L'altro inferno, vi consiglio di fare stop a questo video. Di condividerlo, mettere mi piace, tutte quelle cose che ho detto prima, e di tornare dopo, salvatevelo, tornate dopo. E dopo che avete letto il fumetto, parliamo insieme della parte spoiler. Pronti? Parte spoiler tra 3, 2, 1. Allora, L'altro inferno, a quanto pare, è un libro. Un libro che forse non si sa nemmeno se esiste, è il santo graal dei libri in un certo senso, è una leggenda al punto che molti autori ci hanno, molti stramboidi, molti complottisti ci hanno scritto su internet, ci hanno creato delle copie del libro dal nulla, dalla loro mente pazza, come vediamo all'inizio, che c'è un pazzo che scarabocchi e crede di aver creato una copia dell'altro inferno. Sembra che questo numero vada a parare su qualcosa di super mega approfondito alla fine della storia, qualcosa che ci apra davvero a un altro inferno, magari a una delle nuove sottotrame nei prossimi numeri. Invece non si tratta altro che di questo libro scritto da questo autore che non si trova, da questo signor Delgado che non si trova, che non fa altro che intrappolare Samuel Stern in questa specie di villa che ricorda un po' l'hotel di Shining, in cui lui vive in loop, ma non si accorge subito di vivere un loop, perché nemmeno noi lettori ce ne accorgiamo, anche se devo dire che è un numero molto veloce, nel senso che con la scusa che Samuel va di fretta, davvero si saltano molti passaggi della narrazione, quindi già per quello uno non si rende conto che quando è nella casa c'è questo effetto di salto, di scene, c'è questo effetto di cose che si ripetono, perché già prima succede che è velocizzata la narrazione, come se appunto servissero le pagine per il resto della storia, quindi si è stretto un po' all'inizio su alcune cose. E a un certo punto, quando anche noi lettori capiamo che il numero è fatto così, che il numero è in loop, e appunto mi ha ricordato il film che vi consiglio tantissimo, ve lo metto in descrizione, spero di trovarlo, Ricomincio da capo con Bill Murray, film fantastico. Ci accorgiamo che Samuel vive questo loop, addirittura non sembra che sia stato Samuel l'autore di questo libro, perché prima arriviamo quasi a questa conclusione, quindi io ho anche pensato, quindi c'è una sorta di viaggio nel tempo, di una sorta di realtà di interdimensione in cui una cosa un po' alla Interstellar, in cui Samuel del futuro ha mandato il telegramma a se stesso dicendo di andare alla casa. Cosa che è successa, cioè quella parte credo sia successa, ma non è molto chiaro, perché appunto è molto onirica come cosa. Ricorda un po' molti numeri di Dylan Dog, ma anche questa volta non sento una profondità che c'era in quei numeri, nei numeri più psichedelici, più onirici di Dylan Dog del passato. Dopodiché, alla fine, proprio alla fine del numero, scopriamo che comunque non è davvero Samuel il protagonista di questo altro inferno, quindi non l'ha scritto Samuel, ma l'ha scritto appunto questo Delgado che è intrappolato nel suo stesso libro, o almeno così credeva Samuel. In realtà questo Delgado non è intrappolato, ma si è rifugiato in questo libro. Questo signor Delgado era esperto in scrittura, in letteratura, cioè scusate, in letteratura, in esoterismo e in architettura. Quindi lui con queste tre sue passioni ha creato questa casa che non è reale, ma è il protagonista di un libro. La casa è parte del libro che lui ha scritto, i personaggi che vediamo sono parte del libro che lui ha scritto, non sono reali, o così pare. E lui ha scritto tutto questo col potere delle sue doti occulte per intrappolare, pare, questo demone che gli si è creato all'interno. Quindi c'è anche qui un demone,
Non c'è, però sono molto contento di questo e non mi è dispiaciuto questo numero perché è uno dei pochi che una volta tanto esce un po' dalla strada dell'esorcismo in senso stretto, perché comunque su 9 numeri, a parte credo uno, a parte questo ce n'è un altro in cui non c'è un esorcismo in senso stretto, ma poi tutti gli altri comunque la solfa è quella, Padre Duncan e Samuel Stern vanno a fare un esorcismo da qualche tipo posseduto, tolgono il demone e poi succedono cose. Qua invece no, una cosa un po' strana, mi è piaciuta questa cosa, però non mi ha lasciato tantissimo. Le storie classiche mi lasciavano un po' di più, ma ripeto, sono molto contento che si esca un po' dal tema, perché se no, se è sempre quella la solfa, è chiaro che la gente dopo un po' si stufa. Non so. Un lettore che prende il primo numero, che prende il numero 10 come primo numero che trova in edicola, non so, se è spinto a prenderne altri perché davvero è molto confusionario, volutamente confusionario. Pare che alla fine, di questo numero Samuel Stern esorcizzi il demone all'interno di questo libro barra casa. Che chiede di essere liberato da Samuel Stern, perché questo demone è stato imprigionato in questo libro occulto da ormai quasi 100 anni, perché si parlava degli inizi del Novecento, mi sembra, fine 800, non mi ricordo, e quindi è il demone stesso che chiede a Samuel di essere liberato. Lui dice: liberami. Pare però che non finisca nell'altro inferno, cioè scusate, pare che non finisca nell'inferno dei demoni in legione, pare che qualcosa scappi da questa casa, perché vediamo il maggiordomo, che credo sia il personaggio più interessante di questo numero, il maggiordomo che per sublimare, per evitare di uccidere delle donne, perché ha questa perversione, lui ha la perversione di avrebbe la perversione di torturare delle donne a caso, torturarle fino a che non implorino di essere uccise per poi accontentarle uccidendole. Questa è una confessione proprio che il maggiordomo fa a Samuel Stern per evitare di dare sfogo a questa sua perversione, a questa sua follia. Lo scrive anche lui in una lettera che non spedisce mai, che archivia. E così lui, tra virgolette, pensa di salvare delle vite da se stesso, dalla sua pericolosità. Questo è un personaggio interessantissimo ed è così interessante che mi sa che lo vedremo ancora, perché è questo personaggio che tra l'altro sembra anch'esso un personaggio di fantasia, perché è scritto sempre dalla mente di Delgado, ma badate bene, dalla mente di Delgado che come musa ispiratrice aveva già questo demone in corpo. Sembra che questo maggiordomo, alla fine di questo esorcismo della casa, riesca a sfuggire, perché lo vediamo alla fine che cambia lavoro, diventa o quantomeno si finge un fattorino per entrare in casa di una donna, per poi probabilmente ha smesso di scrivere lettere e probabilmente ucciderà. Quindi, se questo numero porta alla nascita di quello che potrebbe essere un arcinemico di Samuel Stern, una manifestazione umana creata dalla penna di un folle, quello che potremmo definire stregone alla fine dei conti, e un demone, quindi questo personaggio di fantasia che si è materializzato nel nostro piano della realtà e che va in giro a uccidere e torturare le donne, se diventasse uno dei grandi nemici di Samuel Stern, ne sarei molto contento. Come numero in sé mi ha lasciato un po' così, l'ho letto di un fiato proprio per avere questo effetto di claustrofobia, di non perdermi nulla, ma comunque non è riuscito a prendermi tantissimo. Attendo con molta impazienza il mese prossimo, perché il mese prossimo ci sarà l'extra numero 1, finalmente, per sancire un anno di Samuel Stern. Magari ci facciamo una live, magari ci facciamo qualcosa con altri youtuber, qualcosa. Vediamo. Scrivetemi nei commenti se siete interessati. Magari commentiamo questo in una live, se non qui sul sito Viola. E poi c'è il numero 11 che si chiama L'Abisso. Vediamo un Samuel Stern che pare posseduto. Io sono sempre più convinto, anzi pensavo lo mostrassero anche qui, che anche Samuel abbia un demone all'interno. Se non ce l'ha. Se non ce l'ha abbastanza sviluppato, ce l'ha comunque appena nato,
per quello che potrebbe essergli successo con la moglie, con la figlia, non ho capito bene, non si è capito bene cosa è successo in questa storia. Probabilmente ha perso la moglie e la figlia è in questo orfanotrofio e di sicuro c'entra un demone. O magari la prima persona, il primo demone ad aver tolto Samuel Stern da una persona è stato lui, è stato un demone che aveva lui. Spero di vederlo nel numero 11, l'abisso. Bene. Non ho molto altro da dire su questo numero. Fatemi sapere qui nei commenti voi cosa ne pensate. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ci vediamo anche sul sito Viola per le live che sto facendo. Guarderemo insieme nella prima ora la serie TV Buffy l'ammazza vampiri, che tra l'altro pare che dal 1 settembre esca anche su Amazon Prime Video, quindi la potremo guardare ancora più facilmente tutti assieme mentre io la commenterò. E nella seconda ora farò del gameplay, quindi giocherò o a Ghostbusters the video game, oppure, dato che c'è appena stato il DC Fandom questa settimana, potrei giocare un pochino anche ad Arkham Knight, l'ultimo videogioco della serie videoludica di Batman. Adesso è veramente tutto, vi saluto e arrivederci.